soldato in giro per l'Europa per parecchi anni. Certo. Tutti i cori, cecoslovacchi sono stati. Anche hanno inciso tantissimo. Sono stati richiesti, ma hanno una predilezione per l'Inghilterra, comunque per il Regno Unito, sono molto frequente appunto che vengono invitati ai proms di Londra anche, eccetera. Sì, allora questo poema sinfonico come finisce? In Si maggiore. Qual è la grandissima opera lirica che termina in Si maggiore nella storia della musica? Opera lirica. Sì, uno dei capolavori assoluti dell'arte. Una delle prime tre opere che salveresti in assoluto. Orfeo. L'Orfeo, vabbè, tu sei malata di Verdi, pazienza. Allora, Il Don Carlo di Verdi. Il Don Carlo di Verdi, e se non fosse Verdi? E se non fosse di Verdi, ma del suo amico? Ah, il suo amico? Il suo amico tedesco? No, il Tristano e Isotta. Guardate che la tonalità di Si maggiore è rarissima. Sono solo tre le opere che ho trovato che finiscono in Si maggiore. E anche in campo sinfonico è difficile. Il Si maggiore crea una luminosità negli archi particolarissima, ecco perché è stata scelta dai tardoromantici. Il procedimento delle tonalità tra il 1900 e il 1920 è importantissimo per questi compositori, non è una cosa che sottovalutano minimamente, non siamo più ai tempi, diciamo, di Haydn, Mozart, in cui già una tonalità con 4 diesis, 4 bemolle era rarissima, no? Tipo fa minore o fa diesis, no, ormai tu si è già scandagliato tutto, e il fatto di utilizzare però per finali di opere anche sinfoniche un Si maggiore indica il desiderio di qualcosa di molto luminoso, ecco, capite? Volevo chiedere, io non ho capito bene, quali sono quelle tre opere più speciali? Come? Una è il Tristano e Isotta. E l'altra è una novità che non avete mai ascoltato, tranne lui, perché è stato a Berlino, a sentire un'opera di Korngold. Esatto, quell'opera lì finisce in Si maggiore, infatti il finale è qualcosa che fa venire. Qual è Korngold? È un'opera, l'ultima opera di Eliane. Sì. Il miracolo di Eliana. Ecco. È un'opera che purtroppo faranno di Totestat l'anno prossimo, perché chiaramente sono ignoranti, cioè perché se avessero avuto un po' più di cervello avrebbero fatto quella, ma non ce l'hanno. Qui, Sì, qui non hanno, qui si vive solo proprio. Di Totestat non è bella lo stesso. Di Totestat è un'opera imbarazzante, è bella ma imbarazzante. È bella soprattutto per il lavoro, per la tecnica. Però sinceramente la scelta dei temi strumentali, insomma, è molto discutibile. La parte vocale è abbastanza interessante, certo, però è molto congestionato comunque dal punto di vista sinfonico. Cioè c'è un voler proprio imitare Richard Strauss, in quel caso lì, che è esagerato. Invece in Eliana tutto questo compie un balzo più avanti, ecco, ma ne parleremo. Io non l'ho mai presentata perché è l'opera in cui uno vorrebbe dire dopo quell'opera si chiude. E in effetti per me è la Turandot austriaca, io la chiamo così, per la vastità, l'enormità dei cori, la fiaba in sé. La terza opera Turandot. Quindi per me è... Come? La terza opera Turandot che tu salveresti. La terza opera? No, io sto dicendo che da Swinburne Eliane... Io la considero la Turandot austriaca a livello, ecco. Le date sono simili quasi, perché Puccini 24 e Das Wunder der Eliane 27. Con quest'opera di Korngold termina veramente il melodramma come lo intendiamo noi. E non ce lo puoi presentare? No? E me lo vuole presentare proprio o che prima che io muoia oppure che il logione crolli. Scusa, è la terza opera qual è? Sì? Quella sa che adesso, ottima domanda, mi sfugge un attimo, è vero, non ho qui l'elenco, è quella. Ma è un'opera poco conosciuta e infatti non mi ha impressionato per quello. Non ce l'ho in mente adesso. Quindi sono il di Tristano e Isotta. Sì, quello è il capolavoro in Si maggiore che termina assolutamente formidabile. Allora,
come finale quindi adesso dell'incontro, diciamo questo, che nel 1919 Suk ebbe una commissione dal nuovo governo, scrivi qualcosa di allegro, no? Perché no? Ecco. Allora lui scrisse due brani e uno di questi è una marcia e si intitola Verso una nuova vita. Che cos'è questa nuova vita? È la nuova vita della nuova Repubblica Cecoslovacca che si affaccia all'orizzonte del politico europeo e mondiale con grande entusiasmo, fatta degli eroi del passato e quindi con tutta questa energia e volontà di vivere. Cambia disco che sentiamo quindi per finire questa marcia. Ma non solo, chi di voi ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles, no? Del 1932, si ricorderà sicuramente, appunto, si ricorderà che fu usata solo questa, elenca, noi siamo lì pronti. Questa marcia che sentirete, no? Partecipò come, come marcia, perché allora si facevano anche i concorsi in quel senso, e prese la medaglia d'argento. Io adesso voglio vedere chi ha preso la medaglia d'oro, perché mi incuriosita questo particolare. Cioè, Suk ha potuto presentare un brano già scritto in precedenza, non per l'occasione, no? Gli era lasciato portare, adesso non si fa più così, perché il brano deve essere originale, nuovo, no? Invece lui a distanza di 12 anni, lo ha presentato e ha vinto la medaglia d'argento. Vieni, Marzio, che sentiamo la marcia, vieni a portare il disco. Si può finire così in modo mogio. Il curriculum vitae così. Bisogna con una bella marcia che tutti escono di qui soddisfatti. Allora. Dunque, questa marcia poi venne presa nel 2012 al Proms finale, The Last Night of Proms, quindi l'ultima notte dei Proms. Chi è stato a Londra lo sa, a settembre si conclude con una festa incredibile, tutti possono entrare con vari oggetti anche per far confusione, bandiera, non finire, tutti quanti inizi, tutti sono entusiasti, cantano anche all'unisono a volte gli inni vari, quelli nazionali di Edgar poi, no. Ed ecco che c'era anche il coro che cantava il testo aggiunto a questa marcia. Noi sentiamo però adesso la versione originale. Quindi il brano è la traccia numero 5, Boston Pops Orchestra, e sapete chi è il direttore? John Williams, il famoso compositore, che ha imparato tanto da questi tardoromantici, moltissimo imparato. Dai, 5. Sporco, c'è sporco, è sporco, della polvere entrata distrutto.
No, perché no, no, no. Funzionava. Allora, era bellissimo. Va bene. Riproviamo, se non va, facciamo subito la traccia numero 6 con il coro. Prova la 6 per vedere se funziona, almeno quella. Sembravano tamburelli. La spissi eri tu con le piatti mentre aiuti la moglie a cucinare. Allora. Dai, sentiamo la 6. Honors the founder of the proms, Sir Henry Wood, by placing a chaplet of laurels on the bust of the man himself. Well, doing the honors for Sir Henry this year are two dedicated promenaders. And there they are. They are Ian Slade and Erhard Miller. And they have put the laurels on Sir Henry and polished a batch bust, which is lent to the BBC Proms every summer by the Royal Academy of Music.
1932. Era l'epoca delle marce, sì. Sì, no, era l'epoca delle marce. Sì, no, si usava, faceva i concorsi. Grazie Marzia, qua era la marcia marziale. Anche prima, va bene. Poi questa qui è diventata una marcia nazionale e, anche per l'atletica, no? Infatti ci fu un'organizzazione sportiva che ha detta Sokol e quindi venne poi chiamata la marcia Sokol. Ecco. Ma le parole quali sarebbero? Sì, sono parole patriottiche. Scusa, è stata fatta a Praga? Come? Il corso? Quale corso? Il concorso. No, per le Olimpiadi. Per le Olimpiadi del 32. Del 32, sì, ah, tu c'eri ancora piccolo, piccolo, no? 32 e di almeno 3 tu. Dove? Los Angeles. Ok, bene. Allora, io ho finito. No, dove era il 32? Erano a Los Angeles, il 32. A Los Angeles? Sì, esatto. Bene, io ho finito e... E quindi... Spero di vedervi anche a novembre.